Eccoci, allora, un colpo da 90 da parte del direttore sportivo Eugenio Olli e di tutto il Desenzano Caldina. La squadra, infatti il presidente Roberto Malai, acquisisce i diritti alle prestazioni sportive per la prossima stagione di Grajan Aliu, giocatore attaccante di grande utilità, in grado di agire sia da prima che da seconda punta. Lo abbiamo qui nella sala stampa dello stadio Tre Stelle di Desenzano. Gli diamo il benvenuto a Desenzano, ben arrivato, e chiediamo un attimo di presentarsi ai nostri tifosi. Beh, che dire, arrivo da un anno molto importante dove abbiamo vinto il campionato, tra un po' di vicende familiari, un po' di cose, insomma ho scelto di non rimanere a fare la Serie C perché è un impegno abbastanza più importante, insomma. E ecco, nella stagione scorsa, infatti, diciamolo, ha vestito la maglia del Trento, una stagione trionfale, appunto, perché grazie ai suoi 18 gol la squadra trentina ha vinto il campionato di Serie D passando in Serie C. Poi, come diceva, una scelta, quella di rimanere in Serie D, e quindi subito il nostro direttore sportivo ha preso la palla al balzo. Che cosa ha portato, non so, l'idea di Desenzano di portare qui un giocatore del calibro di Grajan Aliu? Graziano innanzitutto è stato uno dei protagonisti più importanti degli ultimi anni della Serie D. I numeri parlano a suo favore, quindi non è che lo scopro io assolutamente. È chiaro che quando col presidente Roberto Marai abbiamo parlato un po' di programmare la stagione a venire, è venuta da parte nostra la voglia di essere ancora comunque protagonisti in modo importante in questo campionato. È chiaro che per essere protagonisti in modo importante servono le pedine importanti, e Graziano lo è sicuramente. E da lì sono iniziate le trattative. Non è stata una trattativa facile perché chiaramente i pretendenti erano tanti, però la soddisfazione da parte del Desenzano Calvina è anche quella di essere riuscita a vincere la concorrenza, e la concorrenza era agguerrita, confesso. Questo, io credo che siamo incontrati con Graziano, ho avuto l'occasione lui di venire, conoscere il presidente, conoscere Stefano Tosoni, col mister non c'era bisogno di conoscersi perché è stato suo calciatore qualche anno fa, e perciò voglio dire, la conoscenza ci ha portato probabilmente Graziano a prendere questa decisione, e questo con nostra grande soddisfazione. Ecco, a questo punto lo possiamo chiamare Graziano, visto che comunque lei, essendo d'origine albanese, quindi il suo nome di battesimo, Graziano, corrisponde a Graziano. Da oggi per noi tifosi diventerà Graziano. Ecco, la sua un'attività sportiva prende via giovanissimo con il settore giovanile Battaglia Terme, poi Abano, il campionato d'eccellenza, si pone all'attenzione nel 2009 in Serie D a 20 anni nel Albignasego, dove disputa un'incredibile stagione giocando 36 partite e realizzando 16 reti. Poi per 3 anni veste la maglia dell'Est. Nel 2013 si concretizza il suo passaggio al Campo d'Arcego, dove resterà per 5 stagioni, poi via via sempre crescendo fino ad arrivare al Trento, di cui una stagione trionfale di cui abbiamo appena parlato. Ecco, ma cosa, visto che lei è un attaccante attendibile da tante società, anche di categoria importante, cosa l'ha spinta ad accettare la proposta del nostro direttore sportivo? Beh, sicuramente anche la conoscenza del mister ha fatto la differenza. Mi ha parlato molto bene della società, del direttore, del presidente, di come si lavora qui. Le ambizioni comunque sono importanti, di fare un ottimo campionato. E niente, io, come ho già detto, quest'anno sarei consolato a Trento, era una tra per vincere e rimanerci, però le cose cambiano durante l'anno, e quindi è stata una scelta perché il direttore e il presidente sono riusciti anche ad accontentarmi su alcune situazioni, del tipo di riuscire a tornare a casa anche la sera, oppure di fare dei periodi qua, tutte queste cose che messe assieme, insomma, mi hanno portato a fare questa scelta. Ecco, lei vive qui in zona, no? No, io vivo a Padova.
a Padova, ma conto poi di trasferirsi sulla riga dell'Aula, un po' trasferirmi. Sì, sì, sì. Un po'... Perfetto, e quindi diciamo che lei, dopo aver fatto sognare i tifosi Campo d'Arsico, Adriese, Trento, oggi pensa di far sognare un po' anche i tifosi del Desenzano. C'è qualcosa che lei si sente di promettere ai tifosi? O... Beh, sicuramente la cosa che mi caratterizza di più è che do sempre il 110%, e quello sicuramente non mancherà mai, e speriamo anche di fare tanti gol che poi portino risultati. Sì, ma c'è qualcosa nella sua carriera che ancora non è riuscito a concretizzare, che diciamo vorrebbe che, magari farla concretizzare qui a Desenzano? Sì, diciamo che quando il triennio che hai descritto prima a Este è stato un triennio un po' sfortunato, perché mi sono fatto male parecchie volte, poi da là fortunatamente non ho più avuto problemi, però sono ripartito dal basso di nuovo, dall'eccellenza, e piano piano sono risalito. Gli ultimi 4 anni, 5, ho fatto bene bene, qualche chiamata l'ho avuta anche nel professionismo, ma niente di concreto. Avrei potuto fare quest'anno, ma insomma, varie vicende mi hanno portato ad accettare anche quest'anno di rimanere in D, però insomma l'anno prossimo sarà diverso e magari... Ecco. E le operazioni di mercato comunque continuano, direttore? Assolutamente sì. Cioè, anche perché nella decisione della società c'è comunque un rinnovamento abbastanza importante, quindi siamo solo agli inizi. Quindi cioè, ieri abbiamo presentato perché... il Maletto, oggi presentiamo lui, quindi esatto. Però giorno per giorno sicuramente sì, si già... andare avanti per... Ma già con due pezzi del 90 come Munaretto e Aliu, insomma, si vede già, si percepisce l'intenzione del Desenzano di fare un bel campionato di vertice. Ribadisco, l'ho detto prima, la volontà del presidente che mi ha espresso è quella di essere protagonisti e di continuare a crescere nel nostro percorso ancora giovane, perché sono passati solamente 2 anni dall'inizio dell'avventura con Roberto Marai e un anno solo. Prima con la Calvina e poi quest'anno Desenzano Calvina, quindi c'è la voglia di continuare la crescita di questa società, quindi quest'anno passiamo attraverso un rinnovamento abbastanza importante che inizia da Graziano, da Munaretto e il resto non ce lo svela, resta assolutamente no, fin quando uno non firma è inutile svelarlo e poi si va incontro magari a qualche topica importante, perciò, però ecco, la volontà è quella di rinnovare e di continuare a lavorare, il tempo c'è, però il prima possibile dobbiamo mettere a disposizione del mister una rosa competitiva. Ok, grazie direttore per la sua disponibilità, benvenuto Graziano, gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni per il bene suo del Desenzano Calvina.